Per Franco Cosimo Panini Editore, investire in cultura è qualcosa che è scritto nel DNA. Noi nasciamo come una impresa commerciale che dà una risposta a un'esigenza culturale. Su questo principio abbiamo basato le nostre due collane, che sono Mirabilia Italia e Biblioteca Impossibile, se vogliamo anche riproponendo un concetto di nuovo mecenatismo, cioè quello che un tempo era il mecenatismo di Lorenzo il Magnifico o i grandi papi o le grandi casate rinascimentali italiane, oggi noi lo riproponiamo sul mercato. La promozione dei teatri, delle stagioni teatrali, piuttosto che i grandi eventi che in città, nella città di Modena come nelle altre città servite dal gruppo sono molto sentiti, ad esempio il Festival della Filosofia, piuttosto che l'Estate Modenese e altri eventi che aiutano il territorio a sviluppare la cultura a livello locale. Per circa l'80% di tutto quello che il gruppo investe in sponsorizzazioni si tratta di investimenti in cultura. Il gruppo dei giovani imprenditori di Confindustria Modena si è ispirato e ha appunto progettato un'iniziativa alla quale abbiamo dato il titolo Poiesis Manifattura Made in Mo. L'obiettivo di questo progetto era quello di rendere evidente al grande pubblico che ha partecipato alle iniziative del festival come da un'idea culturale, dalle IDOS, si potesse poi tradurre in creatività e attraverso la tecnologia in cose concrete, quindi attraverso la Tecnè. Il progetto si è concretizzato nella installazione di quattro opere che in realtà provengono dal mondo imprenditoriale, quindi abbiamo cercato di portare il sapere imprenditoriale, il sapere delle imprese nelle piazze.